Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci in diretta. Ciao Greta. Ciao Massimo. Eccoci qua, sesta puntata. Sesta, siamo, sì. Siamo oramai alla rincorsa dei record. E i record li facciamo con le visualizzazioni, perché siamo in diretta anche su Facebook, sì, oltre che su Arezzo TV, ovviamente. Sì, esatto, Arezzo TV andrà in onda chiaramente questa sera alle 21, canale 214 del digitale terrestre. E poi però ovviamente ricordiamo appunto che abbiamo la nostra pagina Facebook, che si chiama proprio come il nostro programma radio televisivo, Le Buone Pratiche. Quindi lì potete insomma condividere, conoscere quello che diciamo, quello che facciamo e soprattutto le buone pratiche che insomma proviamo a raccontare. Allora, la buona pratica di questa settimana si chiama Anche io uso internet. Io uso internet, faccio parte di quella generazione, ne parlavo con Fabio Frangipani, proprio borderline. Te mi guardi, ridi, ma insomma io venerdì scorso ho fatto, festeggiato 57 anni. Auguri, quindi, insomma, intanto auguri. Grazie. Però, insomma, ho fatto un pochino di fatica, ma sono riuscito insomma a inserirmi anch'io in... adottarmi di tutti quanti gli aggeggi. Sì, uno ti martella. Tra poco entri perché nel ti target. Chiamano sei in dire... sì. Tra poco entri nel target. No, nel senso, ti chiamano, sei in diretta, gli stacchi e quindi uno dovrebbe capire che se ti stacca ha un attimino da fare, no? Cioè, no. Un sommesso consiglio, lo puoi spingere. Sì, guarda, io ne ho 42 di anni, effettivamente anche per me internet. Ah, pensavo di telefonini. No, ce n'ho uno solo e funziona benino. Però anch'io sono arrivata, ovviamente, comunque anche per me, insomma, è arrivato dopo. Invece, ovviamente, i nostri figli, i nostri bimbi, insomma, se lo sono davvero ritrovato tra le mani quasi dopo il primo vagito. Detto questo, salutiamo appunto gli ospiti che sono in studio: Fabio Frangipani, servizio comunicazione corporate di Extra SPA, e Claudio Melacarne, docente dell'Università di Siena nella cattedra di pedagogia generale e sociale, nonché delegato appunto del rettore alla formazione continua. Poi ci stiamo per collegare telefonicamente con Maria Pia Bartolini, presidente di Anteas Arezzo. Allora, questa buona pratica, Fabio, sostanzialmente insomma accompagna, prende per mano, io credo a questo punto davvero, gli over 65, appunto verso questo mondo nuovo che è internet. Perché questa scelta? Perché insomma è una sorta davvero di alfabetizzazione, ovviamente in questo caso digitale. Sì, come al solito, perché Extra in un ambito di questo genere? Rispondiamo sempre, e ci fa piacere perché rientra nelle nostre caratteristiche di responsabilità sociale d'impresa, e poi anche per un altro motivo, perché comunque la nostra azienda è un'azienda che sta sul mercato, utilizza tanti strumenti, non soltanto a questo momento di comunicazione, ma anche diciamo così di servizio con gli utenti che passano dal web. Quindi progetti di alfabetizzazione come questo, che poi se volete vi descrivo velocissimamente, sì, digitale, sono importanti perché oltre l'impatto sociale che hanno considerevole di aiutare le popolazioni, in questo caso gli over 65, hanno anche per la nostra azienda il vantaggio di avere, ma questo anche per le altre aziende quando un utente è formato, il vantaggio di rendere i nostri utenti più abili nell'uso di determinati servizi che adesso attraverso internet diventano anche diciamo più agevoli, no, per l'utente stesso. Ecco, come è stato strutturato? Allora, diciamo, possiamo dire che questa è una best practice ufficiale perché è il secondo anno e Utilitalia, che è l'associazione nazionale che raccoglie tutte le società di servizio pubblico come appunto Extra, l'ha ritenuta fra oltre 400 progetti dello scorso anno una best practice. Questo ci ha dato ancora più forza per spingere il progetto
Il progetto si svolge su tre sedi e sono una serie di incontri. Poi nella seconda parte avrete il modo anche di approfondire i contenuti del corso stesso. Si svolgono, mi sembra, in sei lezioni, uh-huh, alle quali partecipano 20 persone selezionate, nel senso che dobbiamo fare in modo che quando le persone partecipino abbiano uno stesso tipo di informazione digitale, per evitare che ci siano all'interno della classe persone più formate o meno, o meno formate. Quindi abbiamo svolto la prima parte di questo corso ad Arezzo, la seconda ci sarà ora a febbraio, con grande successo fra l'altro, la seconda ci sarà a febbraio a Siena e il terzo appuntamento sarà con gli utenti di Prato. Questa maniera quindi noi saremo presenti in tutti i territori, diciamo, storici. Dove insomma Estra poi opera, esatto, storicamente. Insomma, bisogna davvero portare per mano queste persone. Ecco, ti chiedevo appunto come viene strutturato, perché forse diventa una best practice proprio per il fatto che viene coinvolta l'università. Sì. Quindi comunque non è una formazione, diciamo, che nasce tra virgolette per caso, no? Ma è strutturata in una certa maniera. Perché? Dunque, brevemente, partiamo da un bisogno esistente. Fra l'altro avevamo già tutti i dati Censis del 2015, quelli del 2017 non sono da questo punto di vista più incoraggianti, perché a fronte della connessione, dell'ingresso in rete dei ragazzi che va dai 14 ai 29 anni, mm-hmm, che è del 90%, le persone 65-80 è il target, sono soltanto il 38% che vanno in rete. E con tutte le, un terzo praticamente, esatto, con tutte le i vantaggi che vengono meno per le persone che non partecipano. La partecipazione in questo anno dell'università al progetto è nasce da una nostra volontà di innovazione anche dal punto di vista formativo, perché visto anche tanti rapporti che abbiamo con l'università per altre cose, abbiamo detto: perché questa esperienza qui, che ha come target le persone over 65 che devono sviluppare tutta una serie di conoscenze che gli serve anche per vivere bene, non può essere anche un'occasione formativa per gli studenti che fanno parte del corso di scienze della formazione? Quindi è un modo per applicare praticamente un qualcosa che loro studiano durante il loro percorso. Poi qui, meglio di me, forse il professor, esatto, Melacarne ci può dare un contributo su questa partecipazione. Mi sposto leggermente anche per farlo vedere ai nostri amici di Facebook. Allora, quando insomma siete stati coinvolti in questo progetto, che cosa avete pensato? Ma prima di tutto grazie per questo invito, per dare visibilità a questa iniziativa. È un piacere per noi. Questo studio è stupendo, per me è la prima volta e è veramente emozionante. E devo dire che nulla nasce per caso, cioè da una parte Estra è un'azienda importante nel nostro territorio, l'Università di Siena altrettanto, e non è consueto vedere un'alleanza tra un'azienda che è una società per azioni e un'università sui temi che riguardano la formazione. In particolar modo a noi è interessato immediatamente, perché i nostri studenti, come tutti gli studenti universitari, hanno bisogno di trovare dei luoghi dove comprendere e capire bene che cosa vuol dire lavorare e entrare dentro delle dinamiche reali di professionalizzazione. E questa è stata un'esperienza eccezionale, perché avevamo da una parte un'azienda e dall'altra un corso che abbiamo progettato insieme su dei temi che sono legati alla formazione continua, che vuol dire aiutare un certo target di persone ad acquisire nuove competenze, in questo caso quelle digitali. Voi pensate che i nostri studenti studiano molto, tantissimo, e sono preparatissime, e oltre ad avere un tirocinio hanno avuto questa stupenda occasione di entrare in aula con dei docenti, con dei formatori già esperti, osservarli, parlarci, guardare come si fa formazione dentro un'aula, cosa che io stesso non ho mai fatto. Io mi sono laureato in scienze della formazione, ma 20 anni fa raramente si potevano incontrare dentro questi percorsi un'occasione dove toccare con mano che cosa vuol dire lavorare con gli adulti, e in questo caso con over 65 anni. Quindi occasione ideale per dire ai nostri studenti: cominciate a sperimentarvi, magari scoprendo anche che non è
quello degli adulti non è il vostro ambito, magari è quello dei giovani con esigenze di sviluppo personale o altri ambiti. Quindi perché presumo che cambi, non so se c'è l'ospite già al sì, telefono. Sì, abbiamo già in linea Maria Pia Bartolini, presidente Anteas Arezzo, sì. Salve, se benvenuta. Possibile, Massimo, soltanto per dire questo, sì. Altrimenti magari ai nostri radioascoltatori può sfuggire. Allora, il progetto che è promosso da Estra e vede appunto la collaborazione dell'università è comunque condotto grazie a un importantissimo contributo che è dato da Tiforma, che è una società formativa che si è occupata della creazione proprio del modulo formativo, e poi dal coinvolgimento delle associazioni che si occupano di terza età e nella sede di Arezzo con Anteas, appunto con la dottoressa Bartolini che vai adesso a contattare, e poi nelle altre sedi con un'altra associazione che è l'Auser. Questo così almeno abbiamo anche un pochino il quadro un pochino più organico ben più del progetto. Per finire, il progetto in tutti e tre i territori è stato patrocinato con una bella adesione anche da parte delle pubbliche amministrazioni, quindi il Comune di Arezzo, il Comune di Siena e il Comune di Prato. Abbiamo quindi anche nel rispetto di questa cosa, era importante dire. Bartolini, benvenuta. Benvenuta. Sì, buongiorno. Allora ricordiamo cos'è Anteas, l'associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà, vero? Sì. Ecco. Nata recentemente, perché sono una ventina d'anni fa. No, è nata già dal 96, sì. Sì, 20 no, anni. Diciamo per un'associazione sono... Sì, però i primi anni sono stati soltanto dei... Praticamente abbiamo fatto poche cose, il mio predecessore ha fatto poche cose, un premio di poesia. Poi abbiamo cominciato un attimo un po' a ampliare dal 2011-12 il tipo di attività. Adesso in questo momento sono in provincia, che abbiamo appena finito un intervento nelle scuole contro la violenza di genere, quindi come vede è abbastanza vasta e variegata l'attività che senta, facciamo. Questo progetto quando vi è stato, insomma, quando proposto di essere coinvolti, che cosa? Dunque, francamente devo dire che siamo andati a destra che per avere un contributo sull'attività che facevamo con gli anziani, e è venuto fuori la possibilità di fare un progetto insieme rispetto appunto alla voglia che hanno anche gli anziani di mettersi in gioco, di non essere fuori dai giri, di non essere esclusi, perché sono anche persone che hanno capacità, che hanno voglia, che hanno volontà, che seppure in pensione hanno la voglia di continuare una vita, e quello che più li blocca è un po' la paura di mettersi in gioco, la paura di l'ansia che dà questo nuovo strumento che pure è così efficace e importante. E quindi è stato un progetto molto bello, perché è stato molto interessante, con una grande partecipazione. Noi abbiamo liste ed elenchi di persone che non sono riuscite ad entrare, perché giustamente un corso deve essere limitato ad un numero, e già l'abbiamo fatto nel 2015, erano solo un corso di 10 persone, questo è stato raddoppiato, quindi ha potuto coinvolgere più anziani. Senta, comunque, qual è la leggenda metropolitana, diciamo, che avete sfatato, quella che, diciamo, magari le ha suscitato anche più curiosità rispetto proprio al mondo di Intert? Cioè, io pensavo che lì funzionasse così, poi con il corso ho scoperto che invece non era in quella maniera. Ma io ho visto più che altro proprio l'ansia di avvicinarsi a questo strumento, okay, perché erano le persone che io ho contattato, che sono venute lì da noi e hanno parlato con noi, non erano del tutto digiuni di questo, di questo strumento, soltanto che era il tipo di approccio che era difficile, di orientamento, una mentalità e un modo di ragionare completamente diverso,
che invece bisogna abbandonare quando uno si mette davanti alla, a questo strumento. Ecco. Okay. È una barriera più che altro mentale, insomma, psicologica. Sì, è una barriera mentale, è un momento che ti dà ansia perché non sai come ragiona il computer, non segue il tuo ragionamento e quindi c'è questa difficoltà, però c'è molta voglia di mettersi in gioco, ecco, di essere all'altezza e di capire. E quindi è fatto con impegno e interesse. Fabio. Sì, no, volevo dire una cosa. Quando, anche con la dottoressa Chiara Boschi, sarà qui dopo presente, con tutto il resto del gruppo, abbiamo già nel 2015, no, pensato al progetto, ci siamo chiaramente mappato i bisogni e i benefici, no, che dovevano derivare da questo tipo di didattica e da questo tipo di competenze che venivano date alle persone over 65. Ecco, l'aspetto importante, al di là del fatto che questi potessero, naturalmente queste persone potessero poi entrare dentro il sito di Estra, fare questo, fare quest'altro, era il contributo dal punto di vista anche delle relazioni sociali che le persone over 65 attraverso l'utilizzo per esempio dei social network, e questo viene insegnato durante il corso, possono avere riallacciando certi rapporti magari con una parte della famiglia che altrimenti sarebbe distante, perché qualche volta è faticoso andare dal nonno e invece in questa, certo, maniera, sì, quindi sì, si riaprono tutta una serie di chakra, diciamo in questa maniera, sì, delle relazioni. Io ho esperienze anche dirette di mio padre, che la prima volta che ha visto Skype, perché ho avuto l'opportunità di farlo dialogare con dei nostri parenti negli Stati Uniti, e lui da quel giorno usa Skype e si collega tranquillamente, la stessa cosa con Facebook. Questo vuol dire rientrare, riappropriarsi di relazioni che altrimenti per certi versi, per distanza, per qualche volta anche per troppa frenesia del contesto generale che accompagna la vita degli anziani, si interrompono. Questo è una grossa opportunità. Ecco, Maria Pia ancora con noi? Sì. Sì. Ecco. Sì. Ecco, voi avete riscontrato nella pratica quello che diceva Fabio, magari qualcuno quella è la base, quella è la base, i rapporti sociali, essere presenti nella società. Poi c'è anche il dato individuale, proprio la voglia di essere di nuovo, insomma, persone utili. Poi certo, il discorso di non essere soli, di essere inseriti nella società, perché quando uno è pensionato e soprattutto oltre i 65 c'è anche un po' a volte il senso di inutilità, invece in questo modo si ricollega con la società, con i parenti, gli amici, quelli lontani, e quindi è una cosa che ci ridà anche stimoli intellettuali, diciamo così, oltre che sociali, di rapporti. Bene, noi allora ringraziamo Maria Pia Bartolini, presidente di Anteas. Speriamo che gli over 65, almeno quelli che hanno frequentato il corso, abbiano condiviso tutti la nostra diretta Facebook, perché così, insomma, diamo anche la dimostrazione pratica che, insomma, hanno imparato, ma sarà sicuramente così, ad usare i social network. Grazie. Alla prossima. Allora, grazie ancora Maria Pia. Dovremmo, credo, già interromperci qua, perché sì, siamo arrivati a 14 minuti e 21 secondi della prima parte, e quindi, insomma, possiamo tranquillamente ringraziare il professor Melacarne, perché poi dobbiamo fare un cambio di ospiti. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Ma torniamo fra poco, non vi preoccupate. Grazie. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Legambiente. Ed eccoci di nuovo in diretta, carissimi amici, siamo nella seconda parte, diciamo che
lo studio si è diciamo colorato di, sì, di bello, di rosa. Non, non perché Fabio e Malacarne fossero brutti, per carità, però insomma abbiamo tre belle donne. Signore. Ecco, mm, oltre che la conduttrice ovviamente, Allora abbiamo Chiara Boschi, responsabile formativa di Anche Io Uso Internet, per conto appunto dell'agenzia T-Forma che Fabio Frangipani citava nella prima parte. Paola Fioroni invece, partecipante proprio del corso, e quindi insomma poi ci darà anche la sua esperienza diretta, sì, diretta. E Valentina, no chiedo scusa, Chiara Fabbri, Chiara Fabbri, due chiare, studentessa appunto dell'Università di Siena, laureanda in magistrale, ma soprattutto insomma facente parte ecco di questo percorso di cui parlavamo prima, quindi ha avuto modo diciamo di avvicinarsi a questo mondo. Ecco, io inizierei, se tu sei d'accordo Massimo, con l'agenzia T-Forma, perché volevo capire i moduli proprio formativi che sono stati organizzati per queste ore di formazione, quante ore di formazione alla settimana, insomma come avete organizzato questo corso. Sì, allora noi ci ponevamo un po' un duplice obiettivo: da una parte quello di creare un percorso che riuscisse a semplificare le azioni quotidiane delle persone che attraverso l'utilizzo di internet, parlo di accesso a servizi web e di ricerche di informazioni e dati, e dall'altra quello invece di facilitare una inclusione sociale di queste persone e quindi facilitare la partecipazione alla comunità web e lo scambio delle informazioni anche tra generazioni e persone che utilizzano continuamente questo strumento. Abbiamo creato un programma di 7 moduli per un totale di 21 ore di formazione e partiamo all'inizio con un paio di moduli che servono per uniformare il lessico e le conoscenze sull'utilizzo del PC, proprio per puntualizzare alcuni aspetti e partire tutti allo stesso livello. E ci può fare un esempio proprio pratico? È lo stesso utilizzo del mouse per alcuni partecipanti è stato un problema all'inizio. Quindi destro, tasto sinistro. Non viene distinto. Esatto. No, non è istintivo. Muovere un oggetto con una mano e vedere la freccettina su uno schermo, quindi non è una cosa immediata, ma anche per esempio l'installazione di alcuni programmi oppure la creazione delle cartelle sul desktop, certo, tutte azioni che poi sarebbero state finalizzate all'approfondimento dei moduli successivi, che sono quelli veri e propri, il cuore del corso. Abbiamo inserito in partenza, proprio tra i moduli introduttivi, l'argomento della sicurezza su internet, intesa non soltanto come attacco da virus, quindi sicurezza dei dati, ma anche come privacy, che era un argomento emerso proprio nel corso della prima edizione del progetto. È quello che diceva anche la presidentessa. Viene troppo volte, Greta, sottovalutata questa problematica, cioè dalla privacy, vedo fare delle cose, ma anche ventenni, trentenni, quarantenni, insomma, con una certa disinvoltura che insomma lascia un po' sconcertati. Sì, era l'idea di da una parte di sfatare qualche preoccupazione che c'era e che è lecita, ovviamente. Che preoccupazione? Metto i miei dati su internet, chi ci può accedere, cosa mi succederà? Non parliamo delle registrazioni piuttosto che, certo, dei pagamenti su internet. Quindi questa era una preoccupazione lecita e che era emersa e sulla quale abbiamo cercato di dare qualche risposta in più all'interno di questo nuovo programma in questa edizione del progetto. E dall'altra riuscire anche a facilitare, a dare più serenità nell'utilizzo dello strumento, quindi da conoscere le trappole e dare serenità. E poi si parte proprio con il cuore dell'utilizzo di internet, è un programma molto interattivo,
quindi quello che abbiamo creato, quindi la formatrice, questa docente che abbiamo scelto, è molto brava nel mantenere alta la partecipazione della classe e quindi favorire l'apprendimento. Si passa dall'utilizzo di internet per la ricerca di informazioni, sì, quindi motore di ricerca, come piuttosto. Motore di ricerca, l'utilizzo della posta elettronica, la creazione di anche poter mettere gli allegati sulla posta elettronica, che non è una cosa banale per chi magari non l'ha mai fatto. E poi l'utilizzo dei social network e di programmi come Skype per facilitare la comunicazione a distanza e la partecipazione a questa comunità web. Si conclude poi con l'ultimo modulo, che è quello dell'accesso ai servizi online, partendo dai portali istituzionali, l'INPS, ma anche le poste, portali di comune utilità, comune, insomma. Certificati di residenza, ne ho fatto uno. Certificati di residenza, quindi ci ho messo un bel po', devo dire la verità. Sì, però andare allo sportello forse ci avrebbe messo più. Molto di più. Quindi, sì, ormai si fa tutto online, insomma, l'iscrizione dei figli a scuola piuttosto. Esatto. Greta, io tirerei in ballo anche e soprattutto la Paola Fioroni, che insomma ha seguito questi corsi. La domanda è: qual è stata la difficoltà maggiore nell'impatto con internet? La difficoltà maggiore, appunto, come diceva il dottor Taboschi, è che noi avevamo tutti noi partecipanti, io in modo particolare, paura di accedere, appunto l'inserimento dei dati, la mia paura principale era quella della perdita di dati. E questo corso invece, conoscendo, essendo informata anche della consapevolezza di poter navigare, sapendo anche la terminologia che è importante, io ho imparato tanti termini che si usa tranquillamente oggi per navigare, mi ha dato quella sicurezza che prima non avevo, proprio come posso dire, la consapevolezza che quello che faccio lo posso far bene. Ecco, questo corso è quindi riuscito a sfatare queste paure che lei aveva? Assolutamente sì, assolutamente sì, mi ha dato una certa sicurezza, assolutamente sì. E la sua vita è un po' cambiata dopo che ha frequentato questo corso, e come? Sì, certo, è cambiata in meglio, perché oggi riesco a, appunto anche a, tramite i social, a rintracciare dei parenti o amici per poter creare magari eventi, riprendere anche delle amicizie che ci eravamo persi nel tempo, riesco anche nella gestione del familiare a controllare le bollette, i consumi, e sono riuscita anche a fare il mio primo acquisto online, che io ne avevo esattamente il terrore, e quindi niente, proprio nel quotidiano, per l'informazione, per i servizi, anche prima di andare al cinema magari leggo le recensioni e scelgo il film che poi mi può interessare di più. Ecco, quello che secondo me non accade con chi arriva, insomma, a questa età comunque a conoscere internet, probabilmente non ne diventano dipendenti, perché non avendone, diciamo, modo e di o no, non o lo no, so, non o lo no. so, non lo so. Io ho esperienze in famiglia di comunicazione, nipoti, nonni. Ecco. Il social network, hanno contribuito in maniera positiva alla diffusione di internet anche per gli utenti di una certa età? I social network hanno contribuito indubbiamente, e su quelli c'è sicuramente un utilizzo di tipo diverso, probabilmente più consapevole anche da parte di questo target, e quindi è uno stimolo in più, no? È uno stimolo in più, indubbiamente. Crea questo dialogo tra generazioni e tra... Allora, sentiamo la voce anche di Chiara, che insomma ha fatto questa esperienza dal punto di vista del tutoraggio. Anche del tutoraggio. Ecco, vediamo se è meglio che parli con quel microfono lì o con il mio. Sì, forse riesce. Ok, ci spostiamo poco. Come è andata questa esperienza? Cosa ti ha lasciato? Esperienza assolutamente bellissima, perché come dicevo prima, non soltanto il tutoraggio, ma anche ci è stata data la possibilità di fare il coordinamento dei tutor, e soprattutto Estra ci ha dato la possibilità di vedere anche come si svolge la progettazione, come si arriva dopo 2 anni ad essere arrivati all'interno di una buona pratica, quindi un progetto assolutamente positivo, quindi perché dietro un progetto simile c'è tantissimo lavoro. A livello teorico si è sempre studiato, però a livello pratico è la prima volta, quindi anche questo è stato veramente una bella esperienza. Per quanto riguarda il tutoraggio, è bello l'incontro generazionale, è bello il fatto che comunque ti senti utile di dar sicurezza a altre persone, perché quello che per noi magari oggi è immediato, cioè non ci si pone determinate problematiche,
ti senti di poter dargli sicurezza, e quindi anche questo è stato bello. Ma anche magari la maturità di persone più grandi, che comunque ci fanno capire che a volte forse porsi delle domande che a noi sembrano banali, poi quali sono state queste domande che magari da... Io ti posso chiedere l'età, perché sei giovanissima. Io è 31. Sì, gliela possiamo chiedere ancora. L'ha detto con una certa pesantezza. Un pochino sì, effettivamente. Anni, un pochino sì. Però ecco, ci sono delle... Dice, ma questa io non me l'ero mai posta, questa domanda, che magari invece loro ti hanno posto. Ma anche semplicemente il fatto dei dati. A volte si sottovaluta mettere i dati personali. Invece non è così, perché se non hai... troppa conoscenza dello strumento, a volte magari entri in determinati siti che poi si rivelano del fallaci, insomma. Delle truffe, dai, truffe, chiamiamole con il loro nome. Quindi magari ci si può rimanere fregati noi, come che magari ci siamo più a contatto come una persona più grande che magari è la prima volta o quasi che si approccia con lo strumento. Allora, io ogni volta che sento parlare di queste tematiche ricordo sempre un ormai Massimo ex collega, forse quando ti dico quello che mi disse capisci anche chi è, e se mi sente e si riconosce lo salutiamo. Gli dissi: ma hai trovato questa notizia? Perché sai, devi navigare. Cioè, io non navigo, io sono uomo de terra, detta proprio così alla retina. Ecco, ogni volta ricordo questa espressione con grande simpatia, perché poi anche lui ovviamente si è dovuto adeguare, insomma, non essere un uomo di terra ma a navigare. No, quindi a me capitava tutti gli anni un'altra cosa, cioè a fine anno io ormai sono abituato a scrivere, no, per l'agenda. Pur avendo uno smartphone, ho scoperto tardissimo che avevo l'agenda anche dentro il telefono. Esatto. E continuavo a comprare le agende. Esatto. E allora, alla fine, quando uno mi disse: guarda che c'è l'agenda dentro, che ci stanno un po' prendendo in giro dietro le quinte, te lo dico. Fu la battuta, dice Massimo: dice, è inutile che ti sforzi, tecnologici ci si nasce. Esatto. Ecco, allora io vi dirigio la domanda, anzi la giro a Paola: tecnologici ci si nasce o no? O ci si diventa? Penso che ci si diventa. Proprio che ci si diventa. Poi magari ci sono persone più o meno portate, chiaramente, però penso che ci si diventa con lo studio e l'impegno. Bene. Questo ci rincuora tanto. Ci rincuora tanto. Allora, questo progetto è appunto una buona pratica, e quindi abbiamo già detto che siamo al secondo anno. Nella prima parte Fabio Frangipani ci ricordava che a febbraio parte questo nuovo corso. Sì, quanti sono i partecipanti? Sono sempre 20 partecipanti, più di 20 partecipanti, e sono tanti per un corso con l'utilizzo del PC. Riusciamo a gestirli grazie al lavoro che fanno le tutor, perché un formatore su questi argomenti così pratici, su questi corsi così pratici, aver 20 partecipanti in aula a un livello base ha da lavorare. Ecco, i tutor li affiancano e li accompagnano, insomma, in questo. Sì. In questo. Il formatore e i tutor riescono a affiancare ciascun partecipante nell'utilizzo dello strumento passo per passo, e ad arrivare in fondo avendo svolto tutti gli argomenti. Quindi 20 persone anche a Siena nel mese di febbraio, e poi a marzo altre 20 persone a Prato. Ecco, insomma. Quindi, e io sono l'uomo della famosa frase: il tempo è tiranno. Esatto, sì, perché è veramente tiranno. Siamo arrivati ai nostri. Andiamo ai saluti. Quindi grazie ovviamente a destra, Fabio Frangipani per la prima grazie parte, al professor Melacarne per l'Università di Siena. E insomma, grazie a, adesso io non mi ricorderò mai i nomi loro, perché poi ecco. No, ho anche perso Fioroni, la pagina. Paola Fioroni. Chiara Boschi e Chiara Fabbri. Grazie a voi per l'invito. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Allora, ricordiamo che possono vedere questa puntata su Arezzo TV, canale 214, questa sera alle 21, sulla pagina Facebook delle Buone Pratiche, perché verrà ovviamente poi ricondivisa, e piuttosto che su una playlist della del nostro canale YouTube, si dice così. Non ci resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in diretta e quelli che ci hanno seguito poi anche nella messa in onda su Arezzo TV, oltre che su Facebook. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa trasmissione, e a questo punto vi dare appuntamento a giovedì prossimo. Ci vediamo giovedì prossimo con un'altra buona pratica. Grazie per l'ascolto. Arrivederci. Grazie a tutti voi, a presto. Radio Fly e Arezzo TV
vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Legambiente.